I conti non tornano per il Real Giulianova. Nelle ultime 5 gare i giallorossi totalizzano appena 2 punti. Uno score però che sembra fare a cazzotti con la prova di personalità di grande sostanza che gli uomini di Stallone offrono al Tubaldi di Recanati. Una prestazione quasi inappuntabile sul piano dell'atteggiamento che però non porta in dote punti. L'autogol di De Fabritis all'alba della contesa condanna il Real ad una sconfitta che qualche recriminazione la genera. L'ambiziosa recanatese dell'ex Alessandrini invece costruisce attorno al vantaggio quasi fulmineo la sua contesa, ottenendo la terza vittoria di fila tra le mura amiche. L'inizio del Giulianova è tutto in salita. Al nono i leopardiani confezionano il gol che poi sarà decisivo. Sulla traversone di Sivilla dalla sinistra, De Fabritis, nel tentativo di spazzare, colpisce in maniera maldestra e spedisce nella propria porta. Il Giulianova, orfano della torre Tozzi Borsoi, alza da subito il baricentro della propria azione, andando a prendere alti gli avversari, che di contro attendono e provano poi a ripartire. La pressione adriatica è costante. Al quindicesimo ci sono proteste per un contatto in area con Di Paolo che finisce giù. L'arbitro però fa proseguire. Al ventinovesimo ci prova ancora Di Paolo con una rasoiata dal limite. Piangerelli si allunga e devia in angolo. Qualcosa il Giulianova nelle ripartenze deve pur concedere. Al trentatreesimo dà applausi la ripartenza della recanatese. Olivieri, pera e rifinitura per Sivilla che finalizza di tacco. Sciba è decisivo nella respinta. Poco dopo il tiro cross di Del Grosso fa venire i brividi ai giocatori di casa. La palla infatti assume una strana traiettoria e si infrange sull'incrocio dei pali. La ripresa è in fotocopia. Il Giulianova tiene alta la linea di pressione e gioca costantemente nella metà campo avversaria. Episodio dubbio all'ottavo. Antonelli fa viaggiare per Torelli che salta il portiere avversario che lo stende. L'arbitro concede il rigore solare. Poi però torna sui suoi passi per la segnalazione di offside dello stesso fantasista ospite, sanzionata dal primo assistente. La recanatese, che gioca quasi tutta dietro la linea della palla, con tanta qualità in avanti, si fa ogni tanto sentire. Al quindicesimo il destro dalla distanza di Marchetti viene neutralizzato in 2 tempi da Sciba. La sfida resta vivace sul piano del ritmo. Nel frattempo Stallone mette dentro anche Mangiacasale per dare maggiore nervo alla fase offensiva. Al 27esimo il Real sfiora il pareggio, inserimento di Federico Del Grosso che rientra sul sinistro e mira l'angolo lontano. Palla sul palo. Stallone si gioca il tutto per tutto inserendo anche Pierabella e Confuschi in proiezione offensiva. Al 39esimo ancora palla gol per il Giulianova. Mangiacasale impegna Piangerelli, Torelli rimette nel mezzo ma Di Paolo calcia al lato. Prima della fine Pera sul fronte locale alla palla del raddoppio, ma il risultato non cambia. I leopardiani vedono le zone alte della classifica, mentre il Giulianova si tiene stretta la grossa prestazione ma consapevole che bisogna tornare in fretta a fare anche risultato.